Ciao ragazze, allora perdonate la voce ma sono malata, ho l'influenza, infatti oggi non sono nemmeno andata all'università perché non stavo proprio bene ieri, anche oggi in realtà. Allora, sono molto contenta di farvi questo video perché mi sono arrivati un po' di prodotti che avevo ordinato, è un solito video haul. Però sono contenta di farvi vedere quello che ho comprato o che mi hanno comprato. Parto subito da quello che mi hanno comprato. Faccio una premessa. Vi ho spiegato la mia routine giornaliera. Uso il Mask Plus, eccetera. Usando quella crema, però, la pelle ha bisogno di prima di tutto una crema idratante. Infatti adesso ho la pelle secca attorno alla bocca e lì sto utilizzando una crema che mi aveva dato la dermatologa, direttamente lei come campioncino, per chi ha la couperose. Quindi sto usando quella intorno alla bocca. Comunque, l'importante è lavarsi con un detergente delicato. Come sapete, io mi lavavo col sapone d'Aleppo e il sapone d'Aleppo è un po' troppo forte, nel senso sgrassa tantissimo, quindi la pelle si seccava troppo. Quindi sono andata, mi ha mandato in farmacia e mi ha comprato un detergente. Ho preso questo dell'Avène perché la farmacista ha detto che è il più delicato. Non vi so dire quanto l'ha pagato, non se lo ricorda. Comunque, le gel de maquillant douceur, serrance allo, vabbè. Pelle sensibili da normali a miste. C'era anche un'altra scatola fuori, l'ho buttata, mi sono dimenticata. Comunque è gel struccante delicato, fa anche da struccante. Allora, io in realtà lo uso al mattino perché appunto è delicato, quindi al mattino cioè, continuo a struccarmi col sapone d'Aleppo perché è quello che toglie meglio il trucco. Al mattino però mi lavo con questo perché è più delicato. Ho provato a struccarmi con questo solo una volta e si strucca, però non strucca bene come il sapone d'Aleppo. Sono 200 ml, appunto, ve l'ho detto. Contiene, scusate, bassa voce oggi. Contiene l'acqua termale, appunto, e dice applicare sul viso, sul collo, con le dita umide, attraverso leggeri movimenti circolari, come si dice? Risciacquare con acqua pulita, chiaramente, e tiepida, e asciugare delicatamente. Non l'ho provato come struccante degli occhi perché non mi fido, quindi niente. Vi faccio vedere la consistenza, è proprio un gel, il profumo è molto molto buono. Adesso ne ho messo un quintale, mannaggia te. Il profumo è molto buono, vedete, è proprio un gel. È delicato e niente, mi sta piacendo molto. Più che altro è quello che mi serve cioè in questo periodo. Quindi, review a parte, ora vi parlo dei prodotti che ho ordinato ultimamente, appunto. E che mi sono appunto arrivati. Allora, ho fatto un ordine da Divertilandia, un sito che mi ha consigliato De Marzia, perché volevo comprare, è da una vita che cerco il fondotinta bianco e il sangue finto. Il sangue finto, vabbè, si trovava anche su eBay, però ero indecisa. Non trovavo il fondo bianco. Su questo sito li ho trovati tutti e due. Allora, sono questi due. Non costano tanto. Allora, il sangue finto costa 5,20 euro. E questo mi sembra, boh, sui 7 euro, 8 euro, non mi ricordo. Comunque, allora, purtroppo il sangue finto mi è arrivato che era tutto, tra virgolette, mezzo scoppiato, nel senso c'era tutto il sangue fuori.
Non so, sono indecisa, sa molto di alcol questo sangue, ero indecisa tra, perché ci sono diversi tipi, io ho preso questo qua teatrale, però forse era meglio se prendevo quello in gel, perché questo, ora ve lo faccio vedere, è liquidino. Sembra proprio sangue. È liquidino e tra l'altro appiccica anche un sacco, infatti non vorrei toccarlo con le mani. Non so se vedete. E comunque viene via con, tranquillamente con lo struccante. Se vedete, solo col fazzoletto rimane la macchia. Però viene via con lo struccante. E poi mi piace un sacco questo fondotinta bianco che è molto pastoso, ora ve lo faccio vedere. Vedete che è molto pastoso, però dà un effetto matte, è proprio matte. Ancora non li ho provati, anzi stasera volevo provare a fare un trucco, a divertirmi un po'. E vedete, ora ne ho messo poco e dà l'effetto solo un po' sbiancante, se no potete metterne tranquillamente di più e diventa proprio bianco. Non è facile da lavorare, eh? Però vabbè, è normale, cioè. Vedete? Aspettate che mi pulisco, va. Ups. E li rimetto nella loro bustina perché ho paura che mi si scoppino e mi facciano un casino in giro. Poi ho fatto un ordine, nello stesso periodo in cui ho fatto l'ordine da Divertilandia, ho fatto l'ordine da Crown Brush, come vi avevo detto. Mi è arrivato proprio adesso, per quello ho deciso di farvi il video. E mi è arrivato un, vabbè, la scatola l'ho lasciata di là, comunque in una scatola di cartone con tantissimo polistirolo dentro. E sotto a tutto il polistirolo c'era questa bustina con tutti i prodotti che ho ordinato. Allora, sono rimasta contentissima perché l'ordine l'ho fatto il 19. Oggi ne abbiamo 24, tenete conto che arriva dall'Inghilterra, quindi di solito ci mettono dai 7 ai 10 giorni lavorativi e invece oggi mi è arrivato. In più, io avevo ordini perché non vendono solo pennelli, vendono anche qualche altro prodottino, per esempio dell'OCC. Purtroppo non vendono dell'OCC i Lip Tar che avrei voluto provare, però ho preso dei glitter e appunto, i glitter che avevo scelto in realtà non c'erano più. Mi hanno contattato subito, io ho risposto subito alla mail e ho scelto un altro colore per quanto riguarda i glitter. Allora, ve li faccio magari vedere subito, così poi vi faccio la carrellata dei pennelli di cui sono soddisfattissima. Scusate, ma io il pacco l'ho già aperto, non volevo. Poi ho detto avrei potuto aprirlo assieme alle ragazze, ma la curiosità è donna. Allora, questi glitter sono nella colorazione beige. In realtà sono color rame, rame aranciato. E adesso come faccio? Sono molto grossi, quindi non so, può essere che danno fastidio agli occhi, rimangono attaccati al dito perché sono talmente grossi che non si attaccano qua. Bisognerebbe mettere la cera che ho per attaccare i glitter. Comunque ve li faccio vedere qua. Ecco, penso si veda bene. Si vedono bene. Sì, sono comunque color rame. Adesso vediamo i. Ah, e questi glitter li ho pagati. Aspettate. 5, 5, 4 sterline 99. 5 sterline praticamente. Poi, allora, esattamente ho fatto questo ordine per comprare parecchi, ma proprio parecchi, pennelli da blending che sono quelli che uso di più e che faccio più fatica a trovare. Aspettate che ecco.
Allora, ho preso. Non so da dove iniziare. Ah, io non sono stata lì a guardare il tipo di. Perché ci sono varie serie di pennelli, quella Italian Badger, eccetera. Io non sono stata lì a guardare, sono andata semplicemente, ho scelto in base al tipo di pennello, pennello da blending, e ne ho scelti parecchi. Poi ho fatto anche una capatina nella parte in cui degli sconti, e anche lì ho preso qualcosina. Allora, ho preso questo pennello, che ora lo apriamo subito, che è il classico pennello da blending, con le setole, sono piena di glitter adesso, vabbè. Le setole sono molto morbide e sono metà bianche e metà nere. E mi piacciono molto questo tipo di setole, sono molto morbide. Non è, mi sembrava leggermente più grandino. Però secondo me è un ottimo pennello da blending. È sicuramente più piccolo, io ne cerco anche uno di queste dimensioni, cioè bello grande. Invece vedete, questo è più piccolo. Vabbè, questo è di Kiko e fa schifo. Cioè non è che fa schifo, appena lavato funziona anche bene, poi si sporca subito. Vabbè. Comunque, vedete che è molto più piccolo. Adesso questo sembra anche schiacciato perché chiaramente era nella confezione, poi una volta lavato. Purtroppo non ho i brush guard, perché là li vendono, ma non trovo mai quelli misti, diciamo. Comunque, ho preso questo, appunto, che si chiama, non lo so, non ha un nome. E quello è uno normale da blending, vediamo se lo trovo qua. No. Non riesco a capire perché questo qua non ha il nome. Mi dispiace ragazzi, non me lo ricordo, non me lo ricordo proprio. Perché anche se si chiamano tutti fluffy, blending, eccetera. E mettiamolo già qua. Poi ho preso un pennello, anzi, vi faccio vedere prima questo. Ho preso un duo fiber, duo fibre in italiano, per occhi, che ormai è abbastanza conosciuto questo pennello. Ora ve lo faccio vedere. Questo qui sembra molto carino, perché ho in mente di fare un trucco per Halloween, un po' ispirato a quello che ha fatto Clio, meraviglioso, l'ha fatto con questo pennellino qui, quindi mi piace, e si chiama Duo Fiber Crease numero C429 DLX. Questo l'ho pagato, magari avendo il numero riesco a, ecco, l'ho pagato anche questo 4 sterline 95, quindi quasi 5 sterline. Comunque sono prodotti che costano poco, ma la qualità secondo me è veramente ottima. Vi ripeto, mi sono arrivati adesso, quindi non li ho provati, però a vederli così sembrano veramente buoni. Poi ho preso un pennellino sempre da blending, però cioè, o meglio, un pennellino a penna, però fluffy, quindi morbido, e per sfumare bene nella piega dell'occhio. Anche questo qua non so come si chiama, perché penso sia della stessa serie di questo, e sì, anzi, senza penso, e vedete, non hanno nome. Mi sa che si chiama Deluxe Crease, può essere? Sì, forse Deluxe Crease, questo qui, e l'ho pagato 3 sterline 34, mentre questo potrebbe chiamarsi, potrebbe, Round Tapered Crease, anche questo 3 sterline e 34. Veramente mi piacciono un sacco sacco, li sto riempiendo di glitter, mannaggia me. Poi, intanto io queste confezioni qua me le tengo perché so già che poi mi servono quando vado in viaggio. Poi, ho preso un mega pennellone da blending, questo qua è veramente grande, non è un round, quindi non è rotondo, tipo questo appunto, ma è piatto, così, però
però è morbido. E questo qua si può usare per esempio se devi mettere un colore su tutto l'occhio, eccetera. È morbidissimo, fantastico, mi piace un sacco. Anche questo è della stessa serie, quindi non ha nome, ma potrebbe chiamarsi Badger Blending Fluff Email. Scusate, potrebbe chiamarsi sì, Badger Blending Fluff, pagato 3 sterline 22. Ottimo, cioè, a vederlo, poi non lo so. Poi vediamo i due. Pennelli da blending che mi attirano di più. Ho provato a prendere questo qui che, questo ha il nome. Attenzione, attenzione. Vediamo, ve lo tiro fuori. Mamma mia, che voce. Allora, si chiama Round Angle Blender ed è un pennello, come vedete, tagliato perfettamente in modo obliquo, però rotondo e morbido. È un pennello interessante, secondo me è anche per lavorare nella piega dell'occhio. Quindi mi piace, questo l'ho pagato, dunque si chiama Round Angle Blender, boh, qua dice Round Angle Stipple Blender, sì, ma è quello, 3 sterline 45, e mi ispira un sacco, quindi non vedo l'ora di provarlo. E poi ho comprato un pennello perché io sono sempre alla ricerca, cioè voglio comprare il 217 di MAC, che è un pennello che mi ispira un sacco, però come sapete non ce l'ho vicino MAC, cioè e non ho mai provato a fare ordini al telefono perché ho paura di fare qualche casino. E quindi ho preso questo qui, che è il Pro Blending Fluff C433. Questo l'ho pagato leggermente, ma leggermente, nel senso che l'ho pagato 5 sterline 76 e è un pennello fluffy, come vedete, ma piatto. E anche questo secondo me è ottimo per la piega e non vedo l'ora assolutamente di provarlo. Poi, siccome io non ho un pennellino per labbra, cioè mi servirebbe, nel senso, ecco, mettiamo tutto in ordine qua, che in ordine è una parola grossa. Come vedete devo ancora lavarli i pennelli, non ho avuto tempo e ne voglia. Dicevo, siccome adesso devo fare trucchi di Halloween, così mi servirebbe magari un pennellino per mettere il rossetto. E lì ce n'erano un po' di pennelli labbra, non sapevo quale scegliere e chiaramente ho scelto quello cannato perché ho preso questo qui che è veramente piccolino. Ora vi faccio vedere. È grande quanto. Come faccio a farvi vedere? Allora, ho qua uno smalto di Kiko. Il mio base coat, vedete, è proprio piccolino piccolino. Io invece lo volevo un po' più grande, però vabbè, fa niente. E si chiama S170 4SH Mini, infatti c'era scritto Mini, mannaggia me, che rimbambita. Mini Ova Taclon 2 sterline 32, pagato pochissimo, però è proprio. Anche di altezza è proprio minuscolo, vedete? Invece questo qua è grande quanto un pennello normale. Però va bene così, anzi questo si può portare anche in giro. E poi sono andata, come vi ho detto, nella sezione sconti e ho trovato che c'era questo pennello a, mi pare, una sterlina 50. Ho detto vabbè, prendiamolo per una sterlina 50. È un pennello da fondotinta, però piatto.
È un pennello fondo a tinta piatto. È molto rigido, eh? Cioè, proprio rigido, rigido. Però lo proverò. E si chiama... Sì, appunto, l'ho pagato una stellina 50. Si chiama S701-1. E... vedremo. Devo dire che... impressioni, prime impressioni, sembrano ottimi pennelli e soprattutto mi è piaciuta la serietà dell'azienda, che mi ha contattato subito, mi ha spedito subito, il pacco è arrivato oggi e infatti non mi aspettavo che arrivasse oggi e niente, penso che questo sia tutto. Se avete domande, avete bisogno di recensioni varie, me lo scrivete sotto. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!